possibile che lei sia... Permesso, scusi. Aspetti un attimo, per favore. Ma che vuoi? No, mi lasci, scusi. Chiaro, aspetta. Ciao. Ma dove eri finita? No, è che... ho visto una donna simile al ritratto di Jeka. Una donna simile a un ritratto? Non capisco. Niente. Andiamo a vedere come sta Rama. Ok. Un'altra dose di sedativo e 30 centimetri cubici di vasodilatatore. Che sta succedendo, dottore? Me lo dica, o per favore. O sta zitto o se ne va. Che sta succedendo? Pronti per una radiografia? Dottore, scusi, mi aveva detto che al minimo rischio avrebbe interrotto. Ha funzionato. Che fai? Vado a fare una doccia. Non ci pensare proprio, aiutami a cercare l'anello. Eh? Ma perché cerchi dove sto già cercando? Beh, veramente sto mettendo in ordine. Cerca, che ordine appare? Calmati, Mar. Invece di cercare, metti in ordine. Senti, fammi un favore, vai a cercare nel letto di Tiago. Perché? Sei stata lì. Certo, a studiare. A studiare? E la materia doveva essere anatomia, di la verità. No, basta, non è il caso di fare ironia. È già abbastanza nervosa per la questione si della fede. Anello, ci chiama Anello, vai a cercarlo nel letto di Tiago. Devo prima mettere ordine qui dentro. Eccolo. Beh. No, prima i miei soldi. Li avrai. Lei che ci fa qui? C'è la polizia. Ma che dici? Ci hanno scoperto, un amico poliziotto. No, non può essere. Ho già controllato la zona. Vattene, stanno per arrivare. Allora è meglio se lo riparto dentro. Con te poi facciamo i conti. Hai trovato l'anello? No, ancora no. Tu sei andata a vedere nel letto di Tiago, per caso? No, sto andando a cambiare ora le lenzuola. Ma scusa, proprio lì dovevi perderlo. Hai qualche altra idea? Ah, migliaia, se vuoi. Me le dici un'altra volta. Vai a vedere nel letto di Tiago. Sì. Però non è normale perdere una cosa così. Meglio che perdere Tiago. Mi fai il favore, vai. Sì. Bene, perfetto. Grazie. Figurati, per ci mancherebbe. Sì. Ciao, amore mio. Ciao, che fai? Di bello? Bene? Sì, grazie. Dammi un bacio. Certo. Che fai, ti ho bagnato? Ma niente, niente di che. Passavo da qui. Io stavo stappando, quindi... pulendo il tubo perché cercavo
stavo cercando lo strumento per niente, non è importante. Ah, certo, sì. Peccato che non ti possa aiutare, sai. No. Non sono bravo coi tubi. Figurati, lo so. Però se ti servisse qualcos'altro, mi avviseresti, no? No, 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 non mi fraintendere, ma per qualunque cosa. Tu chiamami. Facile. Sì? Certo. Davvero non ce l'ho più. Ha funzionato? Esatto. Ha funzionato, è vero. Ho avuto paura tantissima. Io non lo so cosa sia successo mentre dormivi. Non hai idea di cosa ho passato. Ma è finita, e anche bene. Gli altri devono farlo. Sto bene. Ciao. Anche tutti gli altri devono sbarazzarsi di questo impianto. Sì, 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 lo facciamo fare anche a tutti gli altri, certo. Ma com'è possibile che Franca mi abbia detto la verità? Io non riesco a crederci. Il senso di colpa. Posso entrare? Ma sì, certo, vieni, entra. Ti stavamo aspettando, vieni. Bene. Meno male che sei venuta tu. Noi adesso dobbiamo andare a firmare un po' di carte e quindi ce ne andiamo, d'accordo? Sì. Sì. Vi lasciamo soli. Valeria, mi raccomando. Ti voglio bene, Rama. Anch'io. Grazie. Sei in gamba. Grazie a te. Sei rimasta sempre qui. Non potevo certo andarmene. Ho avuto tanta paura, sai. Ti ho sotto la pelle, Valeria. Cosa? La canzone che piaceva a tuo padre, di Frank Sinatra. Sì. Under My Skin, la cantavi l'altro giorno, ti ricordi? Grazie. Di niente, Rama. Tiago! Non sai, non puoi immaginare quello che ho sentito. Che non cosa? Hai idea? No? Dimmelo. Allora, ho sentito Mark mentre chiedeva a Caridad di sistemare il mio letto. Hai capito, no? Certo, però sfacciata la ragazza. No, sfacciata no. Stai parlando della mia ragazza. Beh, che c'entra? Ci frequentiamo da tanto, abbiamo una certa confidenza. Sì. Però non vorrei che lo facesse per paura che la lasci. Però io non voglio lasciarla, dovrei dirglielo secondo te. Ma sei pazzo, che dici? Quando ti ricapita, amico? Ti servono le candele. Sì. Fiori. Fiori? E il profumo nel letto, ci penso. Basta? L'importante è rimanere solo con lei, tu e Mar in camera. Vado. Vai, corri, corri. Meglio chiudere l'acqua. Che spettacolo! Sei stato tu, no? Che? Hai chiuso l'acqua, tu l'hai fatto apposta e adesso sto morendo di freddo. Avanti, dillo che sei stato tu. No, te lo giuro, l'avrei fatto volentieri, ma non sono stato io. Chi ha spruzzato questo profumo? Entra! Ah, ci sei tu, ecco perché. Tacio! Hai indovinato, e tu che stai facendo? Devo farmi bello per la mia gitana. Per sì, me. Ma non ne vale la pena, è così lunatica. Sì, sì, lo so, sono tutte uguali le donne. Se hai bisogno di qualcosa, chiamami. No, grazie, sto bene. E tira la catena. Ok. Ci pensi tu? Pensavo facessi sul serio, ma ecco. Che stai facendo? Ma che fai? Sei uno scostumato! Che succede, Caridad? Pensavo che fossi Mar. Scusa. Stavo solo cercando una cosa sua. Certo, sì, infatti. Anch'io cercavo. Non l'ho trovata. Non c'è problema, vai. Grazie, è stato ciao. Un equivoco.
Senti, perdonami, perdonami, amore mio. Non fa niente. Ti ho sentito parlare con lei. Beh, pensavo volessi... Non ti voglio mettere fretta, eh? Ovvio. Di che stai parlando? Mi piacerebbe... Perché tu non vuoi? Cosa cercava? Che ti importa? Ti ho capito, sai? Che cosa? Non fare il furbo con me, ho capito? No, non ci posso adesso credere. Adesso non penserei mica che non io... Non ti facevo così, dico davvero. Il tuo amico sta provando a fare il furbetto. Ma tu guarda, vecchia non ci volpe. Posso credere. Ma tu guarda... Che fai? Ci provi senza la fede al dito? Eh? Sì, ma fatto cilecca. Non vorrei essere nei tuoi panni per niente. E ridi. Che gli dico? Stavolta non mi perdonerà mai. Tranquilla, Caridad sta cercando il tuo anello. E se non lo trova, dirai a Tiago che lo hai perso. Non è poi così no, difficile. No, ma che dici? È l'anello di sua madre. Può capitare. Sì? Scusate, posso? Ho sentito che parlavate di un anello. Sì, l'hai visto. Quello di Tiago, no? Non l'ho visto, ma lui pensa che l'hai perso. E, ah. Vedi, ci è rimasto male, lo sai? Immagino. Te l'avevo detto, e adesso che cosa faccio? Non lo so, non lo so. Invece sì, comprane un altro coi soldi di tua madre. Buona idea. Vero? Sì, e tu acqua in bocca, mi raccomando. Contaci. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta. No, no, Luca, non voglio che qualcuno ci veda, veramente, no. Sì, lo so, solo Rama ci ha visto e... Rama lo sa. Ecco perché mi trattava male. Devo parlargli. No, no, aspetta, aspetta, gli ho spiegato tutto io. Gliel'ho detto che ho agito d'impulso, senza pensare. Ma lui non l'ha presa bene, sai com'è? Certo, devo parlare con lui. E anche con Tacio. Con me non devi parlare di niente. Non c'è bisogno. No, non è quello che stai pensando. Sì, lo so bene come sei. Prima con uno, poi con un altro. Ora ti mancava Luca, non è vero? Non è così. Luca, diglielo anche tu. Digli come sono andate le cose. Ha ragione lei, Tacio. Ehi, perché ti dovrebbe umiliare? Luca è un signore, non lo farebbe mai e poi mai. Ma non sono come lui io. Non parlarmi mai più. Ti parlo e come, e tu devi ascoltarmi. Ragazzi, vi devo parlare. Adesso no. E invece sì. Andiamo, su. Ciao. Ma per favore, perché non vuoi credermi? Ti dispiacerebbe aspettarmi fuori? Devo parlare con loro, poi ti spiego, eh? Sì? Va bene, certo. Bene. Chiudo la porta, eh? Grazie. Ma allora, con ci me siamo hai tutti. Chiuso. È importante. No, aspetta, Nico, manca ancora Rama. No, Rama no, non può venire perché è in ospedale. In ospedale? Rama, in non ospedale. Ha niente di grave, è tutto a posto, adesso sta bene. Come? Che cosa ha avuto? Ci sono delle cose che non vi ho detto e non l'ho fatto perché speravo che non servisse. Ricordate l'operazione di Tiago nella clinica? Sì. Sì. Ecco, l'intervento non è stato un caso, faceva parte di un complotto messo su da Franca, Charlie e Giustina. Gli avevano messo un impianto, ma l'abbiamo tolto, lo stesso per Rama, ma ora sta bene. E solo a loro hanno fatto questo? No, anche a lui. Cosa? Ma perché? Non ne ho idea, non so perché né a cosa serva, io non so niente. Però so come toglierlo e non dovete avere paura. Come fai a sapere questo, Nico? Perché Franca mi ha dato un'indicazione. Ma e non noi... è possibile. Come fai a darle retta dopo tutto quello che ha fatto? Ma tranquilla, sai cosa penso di Franca. Però Rama ha corso il rischio ed ha funzionato. L'indicazione quindi era quella giusta. E adesso faremo lo stesso con voi. E queste? Incredibile, è il colmo per il Dipartimento degli Oggetti Smarriti perdere la corrispondenza. Tieni, smistale per zone. E manda la ricevuta di consegna al mittente. L'ho sentito il pallone, eh? Il dottore ha detto di non correre. Chiaro, Jeka? Ancora, la volete smettere? Basta, per carità, monito, Jeka! E lasciali divertire. Ma sì. No, no, il dottore ha detto di riposare. Si oggi, Cielo, ti prego, aiutami. Guarda tu. Che stanno bene. Oh, certo, però... Andiamo a dormire. Ah, certo, andate a dormire. Rama ha dato la vita per voi e voi niente. Come niente? L'abbiamo ringraziato. Sì. Oh. Sì, sì. Beh, comunque dovreste fargli un regalo. Il miglior regalo puoi farglielo tu. Che dici? A proposito di regali, anch'io aspetto il mio, non so se si capisce. Nico. Lo vuoi, eh? Ah. Sono molto stanco, sai, mi sa che vado al bar, vieni. Se sei così stanco, che vai a fare, scusa? Sì, dai. Oh, dai, Lango, ce la fai? Dai, va bene, piano. Metto io a posto così. Qui, ciao. Voi andate a dormire. Buonanotte. Sì. Oh, scusa. Sei uno sciocchino. La porta, vado io.
Salve. Buonasera a lei. Marinella Rinaldi? Sì, sono io. Sì. Può mettere una firma qui? Sì. Stai andando al bar? Sì, volevo aspettare che... Che cos'è? Sì, è un postino? No, è un pacchetto di mia mamma. Tu vai, arrivo. Ti aspetto. Salve. A te, ciao. Tutto bene? Sì. Sicuro? Sì. Scusa, ma dove hai preso quei soldi che hai dato al postino? Da sua madre, no? Sì, ha avuto un premio produzione. Wow, che fortuna. Ciao, buonanotte. E tu? Vuoi andare a dormire? Che cosa vuoi fare? Vuoi baciarmi? Sai fare il caffè? Certo, tesoro, è la mia specialità. Ti aspetto in cucina. No, no, non è il caso. Non abbiamo il segnale degli impianti. Ah. Allora che succede? Questo. Ho sentito che Franca ha spiegato a Nico come si possono togliere gli impianti. Si è venduta? Ah. Non sono fatti tuoi, me la vedo io. E Tiago? È dei nostri? Non credo sarà possibile. Non è un tipo rancoroso. Anche quando litiga con i suoi amici o con Mar, non si arrabbia. Ah, non si arrabbia. Bene. Stagli dietro e ti sorprenderà. Ci sono cose che neanche un buono perdona. È sempre un vedosa. Non dimenticarlo mai, Luca. Il coraggio del nostro caro Rama è da festeggiare con un buon caffè. Eccolo qui. Che carino. Arriva. Grazie. Niente male, eh? Questo è il mio? Sì, sì. Uh-huh. E ora arriva anche una fetta tostata. Che bello! Come un amico? Ah, con la marmellata. Siamo amici, no? Ma certo, siamo amici, amici, sì. Certo. A volte quando dici la parola amici o amico è come se qualcuno ti stesse tentando. A me? Ah, ti sei sporcata sulle labbra. No. Ti stai ricordando, vero? Sì, è così. Questo profumo ti fa ricordare di me. Di' la verità. Su, avanti, dimmelo. E se ti facessi il solletico? No, no. Allora no, ti bacio. Il solletico no. No, basta, lasciami. Dimmi solo se ti piace, dai. Io lo so che tu... Che vuoi sapere tu? Che tu ti ricordi di me, succederà, vedrai. Lo so che prima o poi ricorderai i nostri baci. Nico, cosa? I piedi. Lo so, sembro un ragazzo alle prime armi. Mi sento un adolescente, te lo giuro, in fibrillazione. Tu sei pazzo. Voglio che mi baci. Ti amo. Sei pazzo, ti sei desidero, pazzo. Ti voglio, hai uno sguardo bellissimo. Nico, questo non è un film. E chi ti dice che non può diventare un film da me? Non stavolta, devo andare. Dove? Devo iniziare il trattamento per l'amnesia, ciao. 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 Nico. Ciao. Che fai? No. Voglio baciarti, come nel finale di un non film. Posso. Ti prego, no, dai, no, ti supplico, no, dammi un bacio. No, rilassati, ciao. Lasciati andare. No, rilassati. Oddio, è più forte di me. È troppo bella. Ma come fa a non ricordarsi niente? Ehi, aspetta. Dai, Melody, dimmi di sì. Si tratta solo di un drink per il tuo compleanno. Ah, grazie, sei molto gentile, ma stasera ho un provino e non posso. Ah. No, ti prego, portami con te. Pensi che sia così sprovveduta? Se ti portassi perderei il lavoro. No. Che carina, visto che dolce, dolce, vero? Fa sempre tutto da sola, veramente una sta razza. Zitto, sta zitto. Ti va di fare qualcosa insieme? Che ne so, andiamo a bere, soltanto 10 minuti. Scusa, ma devo parlare con te. Oh, che peccato. Cederà presto. Ti prego, me lo dici, che cosa vuoi fare a Mar? Che cosa voglio fare? L'ho già fatto, non preoccuparti, lo vedrai presto. No, dai, dimmelo. Allora, stai bene? Più o meno. E tu? Stai bene? Sì, per fortuna sto meglio. Senti, non è che per caso hai soldi da cambiare? Mi servono spicci, non ho resto. Sì. Devo darlo a quel tavolo. Come fai ad averlo tu? Gabo, non voglio lasciarti da solo. Non vedo nessun altro, smettila. No, basta... Basta. Che c'è? Ti ha trattata male? Ha paura, come tutti quelli che stanno lì dentro. Pensano che prima o poi resteranno da soli. Ma io non farei mai una cosa simile. Beh, Valeria, è comprensibile e anche logico. Pensaci, stai lontana, circondata da bellezza, intelligenza e sensibilità maschile. Ovvio che abbia paura. Di chi stai parlando? No, di nessuno, dico in generale. Però conosco un tipo che potrebbe farti cambiare idea. Vuoi conoscerlo? Rama. Bene, intanto possiamo andare a pulire il bagno insieme.
Non sai quanto potrebbe essere interessante. Dai, andiamo. Feli! Feli! La porta! Ok, apro io. Accidenti. Ah, salve, entri pure, arrivo subito. Se è venuto per l'assenza dei ragazzi, non si preoccupi. Dovevano fare una serie di visite. Feli! No, non sono riuscita ad avvisarla. Sono qui per una cosa molto più grave. Ah, lo so, Jake, no, che ha rotto. No. Monica, no. Sì, lo so, che no. Butta le fialette nel bagno. Tacio, che fa il tamburo sul tavolo. No. Avanti, che c'è? No, Bauer. Ho ricevuto una denuncia molto seria contro Marianella Rinaldi. Quale denuncia? Non è una cosa ufficiale, ma l'accusa è spaccio di droga nella scuola. Come si chiama? Liz. Mi avevano detto che aveva dei problemi. Che non ce l'avrebbe fatta, ma per fortuna sta bene. Certo che sta bene, è in braccio alla sua mamma. Non lo abbandoni mai, anche se sente di non farcela o se dovesse avere dei problemi. Le stia vicino, sempre e comunque. Lo farà, vero? Sì, grazie. Tanti auguri. Grazie. Prego. Di nuovo lei? No, no, aspetti, signora, solo un attimo, per piacere. No, devo chiedergli dritto, una cosa, scusi. La prego, signora. Gliel'ho già detto, solo più un minuto. Non mi fraintenda. Le hanno portato via un bambino. Ho tante di quelle cose da fare per il videoclip. Non mi va proprio di pulire oggi. Dai a me, spazzo ecco, io. Ecco, brava. Intanto raccontami qualcosa, dai. Secondo te pensi che Tiago si accorgerà che è un altro anello al dito? Certo, però hai avuto un bel coraggio a fargli questo. Lui ti ama e guarda tu come lo ricambi. Sei davvero così buona? Comincio ad avere dei dubbi, sai? Oh, il rubinetto aperto! L'ho dimenticato, arrivo! Sì. Ah, scusa! Sì, scusa, sto scappando al centro di solidarietà. Sono appena diventata volontaria, la scelta più bella di tutta la mia vita. Mi scusi! Mi scusi! Wow, che braccio, che muscolo, che... mi lascia andare, per piacere? No. Sì, no. Scusi, lei chi è? Terremoto, l'insegnante di... Ecco perché sono inciampata per via del terremoto. Ah. Sto andando di corsa al centro di solidarietà dove faccio la volontaria, la cosa più bella della mia vita. Ci vediamo dopo, forse no, chissà. Sì. Ehi, ciao, che ci fai qua? Ciao, c'è la lezione o sbaglio? Ah, è vero, ma oggi non è proprio possibile, no. Bella battuta, ma metterti i guantoni. No, davvero, oggi non posso, dobbiamo registrare un videoclip. Un clip? Sì. Questa sigla, buona avanti, su. Ma a metterti i guantoni. Sì, dico davvero, non posso oggi. Salve, è qui Marianella Rinaldi? Sì, sono io. C'è una lettera per lei. Grazie. Mi mette una firma qui, per piacere? Sì. Grazie. Ciao. La lettera di mia mamma che non arrivava. Eccola. Conosco un ragazzo che è stato rapito quando era ancora in fasce da una banda di trafficanti. Lei non ne non sa niente. Non c'entro niente. Vada alla polizia. Che cosa vuole da Forse me? Lei è una parente. Gli somiglia tanto. La prego, signora. Signora, tocca a lei per le analisi. Venga con me, subito. Un momento. Devo dirle una cosa. No. Senta, la gente fa la fila. Non può aspettare. È solo... È una sua parente? No. Ah. E allora che ci fa qua? Ho un appuntamento con il dottor Bianchi. Deve andare lì in fondo, a sinistra. Prego. Lei venga con me. Su, si sbrighi. Che ci fai qui? Mi ha mandato il capo per vedere se possiamo riprovarci ancora. Non devi farti vedere qui. Chi era quella? E chi la conosce? Sarà una pazza o uno sbirro? Che ne so? No, non può essere uno sbirro. Abbiamo sistemato tutto con il commissario di polizia. Avanti, vattene. Sparisci. Dai. Sì. Se si pulisce con la carta viene perfetto, lo sapevi? Ah! Davvero, non resta neanche una macchia. Sei un tipo preciso. E tu invece sei una pazza amica. Che c'è? Ho detto qualcosa che non va?
No, 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 niente. Amico. Sì, siamo amici, no? Ah, ma certo. Siamo amici, è come se siamo amici. Pronto? Ciao, bella. No, è che... No, no, ora non posso. Sì, va bene. Un bacio. Era Luz, voleva che la raggiungessi. Certo. Oh. Sì. Pronto. Ciao, amore mio, sì. No, no, non pensarci neanche. Sta tranquilla, non ti preoccupare. Dai, ci vediamo dopo. Ciao, un bacio. Era Lily, è un po' nervosa. Ah, sì. Ovvio che tutti ti cercano, no? È ovvio, perché sei un punto di riferimento per tutti. Per niente, ma che cos'hai? Sei strana. Io? Sì. No, 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 non ho niente. Dicevo, tanto per dire, è tutto qui, la vita è tua, puoi fare quello che vuoi. Sì, sì, figurati. Sì, certo, lo so. No, no, Luca, non puoi fare la doccia, ho appena finito di pulire. Scusa, ti puoi coprire? C'è una ragazza, sei mezzo nuda. No, no, lascialo stare. Dai, su, non essere all'antica, i tempi sono cambiati. Io non sono all'antica, vatti a cambiare. Vai, no, in camera tua, forza. Esco io. No, la doccia la fai dopo, tu aspetta. Sì. Vai, forza, dai. Sì. Bauer. Sì, mi scusi, ci sono. Il problema è che non posso crederci. E se fosse uno scherzo? Bauer, non può essere uno scherzo, mi creda. Ma io la conosco bene, Mar, non lo farebbe mai. Abbiamo un bel rapporto, lo so come fa. Ho ricevuto una denuncia anonima, tuttavia ho preferito non dirlo a nessuno, né procedere diversamente. Ma se permette devo indagare. Certo, la ringrazio, ma io sono sicuro che si tratta di un errore. Mar non c'entra, io lo so. Senta, Bauer, sono il direttore di una scuola. Ha visto qualcosa di strano ultimamente? Voglio dire, nuove amicizie, denaro in più. No, 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 non credo, no, no. Nico, salve. Ciao, come stai? Tutto bene? Bene, bene. Il mio insegnante di box, il direttore del collegio, posso chiederti una cosa? Sì. Posso allenarmi prima del videoclip con Terremoto? Sì, sì, certo. Puoi cominciare, sì, ad andare. Tu, Mar, resta qui. Vai, vai, scusa. Bene, arrivo. Che ha nella borsa? I guantoni, credo. Dobbiamo parlare. Non lo so, te lo giuro, Tiago. No, non giurare niente, per cortesia, non giurare più. Scusa, hai la coda di paglia? O c'è qualcos'altro? No, no, ma che cosa ci farei con un anello in tasca? Non lo so, sarà di mia madre. Non è di tua madre. Questo è l'anello che ho dato a Mar. Non lo so perché ce l'ho io, lo capisci? Te lo giuro, non lo so. Ti ho detto di non giurare, la devi smettere. Sto dicendo la verità, non so più come dire. Ti crederei e come? Ma non ti rendi conto? Quello che dici è assurdo. Non ho fatto niente. Ehi, ragazzi, che sta succedendo qui, eh? Lo vuoi sapere, Luca? L'anello che ho dato a Mar è spuntato all'improvviso dalla sua tasca. Però, scusa, se l'avessi messo io in tasca non l'avrei mai tolto davanti a te, non sono stupido. Mi pare evidente che non ne sapeva nulla. Non lo sapevo, no. È vero, Tiago, l'anello sarà finito lì per caso. Mar era da lui e l'avrà perso. Coi vestiti in disordine, si sa, può succedere. Ma che stai dicendo? Che vuoi? Non ho fatto niente, giuro. Non giurare niente, chiaro? Sì, sì, ora lo chiamo. Luz, Luz! No, qui no, se no Valeria si insospettisce. Porta i vestiti in camera, forza. Fa vedere. No, ora no, dai, non è il momento, su. Ah, davvero bravo. Vai in camera tua e aspettami lì, arrivo subito. Oh, bene, che Don Giovanni. Complimenti, sei come tutti gli altri. Giochi a fare il romantico con me e io aspetta, ci casco. Aspetta, come... ma di che stai parlando? Non, scusa, provare a fare il furbo, tanto è inutile. Ho capito tutto, prima la biancheria intima, poi le telefonate, il segreto con Luz, sì. Insomma, a che gioco stai giocando? Ascoltami, al telefono ero con Luz, in, sì, bagno ho parlato con mia sorella, certo. E la biancheria era per lei, sì. Ovvio. Devo spiegarti altro? Rama, mi credi così stupida? Ma per caso mi stai facendo una scenata di gelosia? Io? Sì? No, no, ma come ti viene in mente? Ah. Te lo dico solo perché hai una sorella e non si fanno queste cose. Ah, giusto? Perché ho una sorella, ho capito. Ciao. Va bene, grazie, hai ragione, grazie, ciao. Cosa? Droga. Scusa, mi state prendendo in giro? Nico! Insomma, che cosa sta succedendo? No, calmati, ti prego. Parliamone e basta. Anch'io voglio sapere che cosa succede. Anche se non fosse coinvolta, reagirebbe così. No, aspettate. Che lui dica così lo posso accettare, ma tu mi conosci. Lo sai che sto mentendo. Ti credo, so come sei fatta. Voglio solo sapere chi ha telefonato. Chi può essere stato, secondo te? Tu non mi credi?
Ti credo, io sto dicendo che ti credo, davvero. Mi hanno detto che tiene la droga nella sua borsa. Vado subito a prenderla. No, non le permetto di perquisirla. Senta, no, non in casa faccio vedere. No, ma nessuno può perquisirti. Non serve, io mi fido di te. Vediamo. Non togliere niente, guarda, basta, fermati. Guarda quanta droga, vediamo dov'è. Basta, Mara, ho detto qui. Basta. Non è mia, quella non è mia, te lo giuro. Ah, sei qui. Ciao. Che hai guarda, dentro? Guarda che ho portato. Ero a casa di mio padre perché dovevo sbrigare delle faccende. Wow. Ho trovato delle cose incredibili. Guarda, maschere veneziane. Che belle. Potrebbero servire per il videoclip. Guarda che colori. Sì, certo, è una buona idea. Sì, ma ho un'altra cosa importante da darti. Questa l'hai comprata. Aspetta. L'hai presa da tuo padre. Tantissimo. Per te. E un guanto da forno. Una carezza non fa mai male a nessuno. C'è un'altra cosa. Ovviamente per chiudere il tutto in bellezza. Nino, bravo. Ti amo con una carezza, un fiore. La 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 la. Ti piace? Bello, sul serio, sì. La canzone è un pezzo davvero speciale. Sì, beh, colpisce nel segno. Ah, proprio come volevo io. Tesoro, perdonami. Che cosa? Niente. Ecco, infatti, non hai proprio niente. Grazie. Da farti perdonare. Sei stato carino. Davvero. Sei stata dal dottore? Sì, ma non sono entrata perché forse ho visto la mamma di Jeka. E dov'è? Ora non lo so. Questo è suo. E perché ce l'hai tu? Le è caduto e io l'ho preso. Quando mi sono avvicinata a lei ha reagito molto male. Si è innervosita parecchio e... Uh-huh. È scappata via subito. Ma sei riuscita a capire se... era veramente la madre di Jeka o qualcuno che le assomigliava? Beh, secondo me era lei. No, Nico, devi credermi, quella roba non è mia. Non lo so com'è finita lì, te lo giuro. Cerca di mantenere la calma. È una scusa classica. No, senta, prima di accusare si dovrebbe... L'hanno messa lì apposta. Prima di saltare a conclusioni affrettate, dobbiamo analizzare questa roba. Me ne occupo io. No. No, scusi, dove va? Torni qui. Dimmi qualcosa, ti prego. Mar, dimmi la verità. Sta succedendo qualcosa che io non so. Come? Non lo so, l'ha messa qualcuno lì. Io non c'entro niente, te lo giuro. Non lo so. Mar, l'altro giorno hai dato un mucchio di soldi a quel corriere. Dove li hai presi? Me li ha dati mia madre, te l'avevo detto. Vuoi che la chiami? La chiamo, subito. Non serve. Sì, ferma. Invece no, serve. No, ti credo, e no, ti ho detto che ti credo. Così vediamo chi sta mentendo. Ti credo, non serve che la chiami, non serve. Ciao, Mar, tesoro mio. Come stai? Bene, senti, mamma, sto con Nico in viva voce. Mi hai mandato 3.000 euro, non è vero? 3.000 euro? No, amore mio, vi ho mandato 600 euro l'uno come al solito. Perché? Qualcosa non va, tesoro? No, niente, tranquilla. Che è successo, Mar? Niente. Stai male? Sto bene. Ciao. Mar, no, vieni qua. Che cosa non mi stai dicendo? Che cosa? Cioè che non ho una sorella. Quella è una strega che mi odia. Dai, non te la prendere. Voglio parlare un attimo con lei. Perché l'hai mandato via? Senti, cielo, vorrei che mi dicessi quello che sai su mia madre. Salvatore è un bravo ragazzo, ma dovresti tornare con Nico. Va bene, dai, racconta. Non so se era la tua mamma. Sì, certo che era lei, per forza. Se tu l'hai pensato, era lei. L'hai fatto tu il disegno, era lei. Hai ragione. Ha chiesto di me? Certo che no, è ovvio. Perché non l'hai portata? Ci saremmo conosciuti e potevamo... No, aspetta, tesoro mio, stammi a sentire. Non sono riuscita a chiederle se potevi essere suo figlio. Ma ho il suo portafogli, eccolo. Forse... riusciamo a trovare il suo numero. Potremmo chiamarla e chiederglielo, non preoccuparti. Perfetto, che aspetti? Dai, vediamo su. Ok.
Tranquillo, è libero. Rispondono. Aspetta. Pronto? Ufficio informazioni? Senta, mi scusi, ho trovato un portafogli e mi chiedevo se fosse possibile recuperare il numero di telefono della proprietaria. Il nome è Mercedes Gandin. Leon Gandin. Bene, un attimo. Fatto. Grazie mille. Arrivederci. Bene, perfetto. Allora, mi hanno dato il numero di un telefono fisso. Di un posto che si chiama Taboada. Taboada? È lei, è la mia mamma. Quando mi hanno trovato per strada ero a Taboada. Mi avevano abbandonato dei trafficanti. È la mia mamma, cielo. Chiamala. Chiamala subito, ti prego. Ok, sì. Allora, vediamo. Eccolo. Eccola. Ehi, ma chi la verità? Perché mi hai dato quei soldi? Perché me l'hai dato? Buona, calmati. No, tu sei la verità. Di le cose come stanno. Ti è andato di volta il cervello. È stata mamma a darmi quei soldi. Ha mandato 600 euro. No, stai calma. Ma che razza di sorella sei? Ma che? È pazza. Io te ne ho dati 600, non 3000. Non agitarti, Mar. Stai tranquilla. Idiota. Calmati. Ferma. Erano 3000. Che assurdità. Senti, dove li prendevo io 3000 euro? Questa è pazza. Basta, smettila. Non è vero. Smettila. Ferma, ti ho detto basta. Ti prego, Mar, calmati e adesso spiegami che cosa sta succedendo. Mi hanno incastrata, ecco che cosa succede. È stata lei a darmi quei soldi, giuro. Non sto mentendo. Lei è mia sorella, perché va mi odia così? Ti credo, adesso vado io a parlare con te. Ci vado io. Nico, lasciaci soli. No, adesso no. Nico, non è il momento, soli. Non adesso. Devi dirmi la verità sull'anello. Per favore, Tiago, ora no. Ti prego. Mar, devi dirmi la verità sull'anello. L'avevo perso, ma l'ho trovato. Ah, sì? Sì. E dove? Eccolo. Lo vedi? Sì? Ecco il tuo anello, contento. Che coincidenza, è uguale a questo. Ce l'aveva Simone. Grazie mille. Arrivederci. Eh? Ah, non... Allora... Non era a casa. È scappata, sicuro. È così, no. Non è vero? No. Dimmi la verità, ti prego. Mi hanno detto che è qui in città. È lei. Sono sicuro, è lei, me lo sento. Ma ti rendi conto? Ci siamo quasi. È il suo cellulare? Sì. Dai, chiamala. Chiamala su. Vuoi che lo faccia io, sicuro? Sì. Chiamala tu. Sì, è meglio. Io non me la sento. Chiamala, dai. E poi me la passi. Grazie mille. Prego, e torni a trovarci. Ecco i suoi soldi. Grazie. Ecco il suo dolce alla frutta. Pronto? Pronto. Salve, parlo con Mercedes Gandin. Chi parla? Senta, ci siamo incontrate in ospedale e io ho cercato di parlarle, però lei è andata via. Posso sapere come ha avuto il mio numero? Perché ho trovato il suo portafogli. Ma in realtà vorrei parlarle di un'altra cosa. Senta, dei soldi non mi importa, se li tenga. Non voglio parlare di niente, i documenti ce l'ho. Ciao. La prego, le rubo solo un attimo. Credo che lei sia la mamma di una persona che conosco. Come? Senta, può dirmi soltanto una cosa. Le hanno sottratto un figlio. Ma lei chi è? Mi risponda. Sì o no? Può essere. Jack ha 13 anni. Sa solo di essere stato rapito da piccolo quando era a Taboada. Tempo fa ha fatto un sogno e mi ha descritto la persona che poteva essere la sua mamma. Questa persona è identica a lei. E ricorda anche che lo chiamava Leon. Non ha mai saputo il suo nome. Io non so se è lei, ma... Se le hanno rapito un bambino, lui potrebbe essere suo figlio. Sì. Dove vai?
Sappi che non ti credo più, Mar. L'anello di mia madre ce l'aveva il mio migliore amico, lo stesso con cui Tiago, eri nel mio letto. Adesso e io basta. Ci sono cascato. Ho creduto a una bugiarda come te. Smettila, Tiago, ecco ti spiegherà sei. Tutto, ma non metterti in mezzo, mi sono quasi tra me. Sei un bambino e tu mi devi rispettare e non rivolgerti né a me né a lei con questi toni. Ma sta mentendo. L'anello l'hai dato a Simone e tu ne hai comprato un altro. Abbassa i toni, non devi gridare. Non è così. Quanto sei bugiarda. Dimmi adesso la verità. Vattene in camera tua. No, non vado ti da nessuna parte. Devi andare subito in camera tua, Tiago. Mar, che sta succedendo? Io non capisco più niente. La storia dell'anello, la droga, non lo so. Io ti credo, lo so che sei una brava ragazza. Voglio aiutarti, te lo giuro, ma devi spiegarmi come stanno le cose. Adesso no, io non ne posso più. Più tardi parliamo. Io voglio restare un po' da sola. Parliamo più tardi, davvero. Grazie per la fiducia. Ok, come vuoi. Sai dove trovarmi, va bene? Sì, grazie. Che c'è, piccola? Non è venuto nessuno ad allenarsi? Mercedes, è sempre lì? Può parlare? Sì, ci sono. Ma non mi sembra il caso di parlarne per telefono, non crede? Senti, dille di venire qui. Dille di venire. Ma è la sua voce. È lì con lei, sta accanto a lei. Sì, sono con lui. Me lo porti, la prego. Lei non può venire? No. Ora no, non posso. Dille che andiamo noi, diglielo, ti prego, Siena. Va bene, la raggiungiamo noi, allora. Dove si trova adesso? Non lo so. Sì, ecco, sono al Barbaro. Vi aspetto qui, non mi muovo, venite, sì. Bene. Dov'è? In un bar. E ora faccio la doccia. Taglio la barba, me la sono appena fatta, ma la rifaccio. Sì, vado dal barbiere. Va bene, stai bene tempo, così no? Come sei, non ti preoccupare. Allora, tutto bene? Guarda, Nico, devo dirti una cosa. Cosa? Senti, è una che cosa importante. Che cosa è successo? Che? Ho trovato mia madre. Vuole un po' d'acqua, si sente bene. O magari preferisce un succo. Intanto prenda questo, può servirle se capisce il trucco. Sai che cosa penso? Quella donna ci nasconde qualcosa. Fa sempre un mucchio di domande. L'ho vista parlare con la madre del bambino che stavamo rapendo. Secondo me è una ficcanaso, uno sbirro, una che fa le cose da sola. Tu che dici? Che non le conviene affatto. Questo dico. Mettiamola così. Se non mi chiamate voi, io non vengo. Perché posso capire se manca qualcuno. A tutti no, eh. La lezione era sospesa? Non c'è, vero? No, non c'è. Usiamo noi l'aula. Per fare cosa? Operazione Sinatra. Su. Sì, andiamo. Veloce, correte. È così divertente? No, è che... Senti, piccola... Un buon allenatore deve occuparsi anche dell'anima dei suoi pupilli. E tu hai qualcosa che non va. Perché non me ne parli? Il fatto è che c'è gente che mi odia e fa cose orribili, mostruose. È tutto qui. Siediti, dai. Ascolta. La gente è come te, come me, che ha vero talento e crede in tutto quello che fa, attira gli invidiosi, ma tu non dargli retta. Sì, è vero, ma sai, fanno anche male. Giusto, ma che ti insegno io a lottare per difenderti, no? Eh? Dai, su, a me ne hanno fatte così tante, eppure non ho mai mollato. Guardi alta, su. Cosa rappresenta questo tatuaggio? No, era un tatuaggio. Il ragazzo che doveva togliermelo era più brutto di me. Ha fatto dei tentativi, ma ha fatto solo danni. E volevo dimenticarlo, questo tatuaggio. Invece lo vedo sempre, più brutto di prima. Che cos'era? Non si capisce bene. È il nome di una donna. L'amore della mia vita. Un'altra cosa che mi hanno tolto. In una brutta maniera anche. Ah,
E tu vai a tatuarti il nome di una ragazza. Sei pazzo. La sentivo davvero sotto la mia pelle. Guarda, sto per dirti una cosa importante, che non dico a tutti quanti, però le cose per cui vale davvero lottare restano come un marchio indelebile. Che dite, i capelli li lascio così o li alzo un po'? Posso anche lasciarli così, ma sono fuori moda. Secondo me è meglio se li spettino, vero? E poi sto bene vestito così. Io pensavo a un completo, ma forse Zeta, da grande, non amore, lo so. Non importa l'aspetto, stai benissimo. Chiamatemi Leon. È meglio così, mia mamma si sentirà a suo agio. Va bene. Jacob, no, scusa Leon, guarda che stai benissimo, il vestito, i capelli, li va tutto ancora? Molto bene, sì. No. No, lasciali di là. Ok, va bene. Però stammi a sentire, campione, lo so quanto sia importante per te. Ma vorrei che tu procedessi per gradi, senza farti troppe illusioni. Pensa solo che stai avendo un'opportunità. Tranquillo, lo so, su, non preoccuparti. Hai preso tutto? Biglietti, foto, tutto? Certo. Benissimo, perfetto, bravo. Andiamo? Ehi, ma che fretta c'è? Avanti, sembrate due ragazzini. Aspettate un po'. Ecco. Ho dimenticato una cosa. Bavaglino e foto. Tienili tu. Ok. Ti posso abbracciare? Le ferite fanno male. Ma quello che fa più male è ciò che hai dentro di te. Anche un livido fa male, ma passa. I dolori dell'anima sono quelli che non passano mai. Il dolore per quella donna è sotto la mia pelle. E quando sai chi è il nemico, lo guardi e lo combatti. Dai, andiamo! Ma dov'è che dobbiamo andare? Tu entra! Però, va bene. I got you under my skin. I have got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. I've said to myself this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. I'll sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Te llevo bajo mi piel. Darla a me? No, la tengo io.
sei pronto? Entriamo. Su, andiamo. Con la loro seconda stagione tornano domani alle 15 su Boing!